Benvenuto mio ombre in un nuovo episodio su Kirby e la Terra perduta. Comunque se pigia terre qua, Kirby va velocissimo. In ogni caso, nell'episodio precedente abbiamo completato questa prima zona con i livelli principali e facendo anche questi qua extra, ovvero le vie del tesoro. Ora non fate caso al fatto che mi manca ancora qualcosa, compresi 6 Waddle Dee, perché lo faremo oggi in live qua su YouTube alle ore 14. C'è già il promemoria, trovate tutto qua nella descrizione, mi raccomando non mancate perché ci sarà da divertirsi e soprattutto, beh, direi che alcune sfide sono piuttosto impegnative. Come abbiamo visto ci sono questi obiettivi aggiuntivi che in realtà danno un po' di monete, ma perché non farli, perché non provarci? E adesso invece è tempo di proseguire con la prossima zona, Oasi Voce d'Oceano. Sarà interessante, spiaggia abbandonata. Oh yeah! Completa il livello, salva i Waddle Dee nascosti. Questi sono gli obiettivi basici di tutti i livelli, poi ce ne sono 3 nascosti. E non è sempre facilissimo trovarli, secondo me. Bisogna stare veramente molto molto attenti, specialmente non è facile per chi non è magari abituato al mondo di Kirby. Non so se questo possa aiutare in qualche modo, ma ci siamo. Allora, abbiamo il nostro power-up vulcanico, veramente molto potente, anche se siamo nell'acqua. Però possiamo comunque friggere i nostri nemici. Ok, bene. Più che friggere direi incendiare, perché friggere è più una cosa da elettricità. Va bene, allora. Noci toc toc, dobbiamo romperle. Perfetto. Intanto guardo, butto un occhio ogni tanto quando posso alla zona circostante per evitare di mancare cose importanti. Possiamo notare Kirby ha la sua ciambellina gonfiabile. Ok. Sembra pericoloso. Lo possiamo sconfiggere? Va, intanto saliamo, poi ci pensiamo. Se teniamo premuto è velocissimo. Comunque no, non si può sconfiggere. Ok. 2 su 3, perfetto. Vai. Oddio, non ho dato un'occhiata qua davanti. Spero non ci fosse nulla. Qui niente, giusto? No. Pare di no. Power up. Che ne dite? Cambiamo un po'? Ma sì, dai. Varietà. Bunker selvaggio. Ti distruggeremo. Se tengo premuto e faccio così, però il problema è che non sempre va a segno in quanto si muove il nostro amichetto. Aiuto! Voilà! Easy peasy. Già. Colpo di grazia. Cos'è? Nuovo power up? Wow! Lo proviamo. Così adesso l'abbiamo anche sbloccato. Nella città, eh? Il villaggio, insomma. Martello. Se teniamo premuto. Un attacco potente. Caricato. Bene. Allora. Qua non c'è nulla. Ok, di qua e di là, quindi prima andremo di là, sulle scale. Distrugge la statua. Zoomorfa di sabbia, grande! Era un po' strana come cosa, però non pensavo che fosse un obiettivo nascosto. Di qua. Ancora non abbiamo trovato alcun Waddle Dee. Strano. O il livello è molto lungo. Oppure ne ho dimenticato qualcuno.
Boom. Eccolo. Si parlava di Waddle Dee, eccone uno. Good. Non ho visto, ma penso ce ne siano sempre quattro. Conchiglie danno le monete, quindi vai. Allora, penso sia meglio non entrare in questi mulinelli. A occhio e croce, eh. Ma possiamo anche volare. Più che volare, vabbè. Saltare e planare. Se vogliamo essere pignoli. Mangia. Voilà. Ok. Qua c'è qualcosa. Speriamo non solamente un nemico. Ops. Oh no. Vola Kirby. Waddle Dee? Grotta segreta. Questo ce l'hanno dato nel caso lo avessimo perso, ma non è così. Eccolo là. È a tempo. Oh no! No! Maledetti. Non credo di poter più rimediare, però ci vorrà lo stesso. No. Penso proprio che io non ci posso arrivare ormai. È perché quando sono sceso non ero allineato bene. Non ero allineato, ma di sicuro ci potrò rientrare, dai. Vediamo se ci danno la possibilità di riprovare. Non ero allineato e quindi... è stata una svista. Sì, ce lo fanno rifare. Ok. Stavolta andiamo un po' più in giù. Oh oh oh. Bene. 2 su 3. Ah, sono 3, ok. Era facile, bastava non cadere lì. Crocco. Saliamo. Sorpresina. Ce ne sono 79, se non ho visto male. Si vede anche dal menu. Oh, mio Dio. Chissà quale sarà, boh, l'obiettivo nascosto. Uno l'abbiamo fatto nascosto, quello dove dovevamo rompere quel coso là all'inizio. Provo alle volte, non si sa mai. E poi magari era lì a destra. Boccomorfosi, attenzione, cos'è? Morfoanello. Salta. Raffica. Bellissima. No, vabbè. Potente poi, eh. Ma che roba. Lì di sicuro c'è da colpire questo. Ok. Per prendere quelli. Sì. Non vedo altro. Allora, là ci andremo dopo. Credo. Oh.
Ah, però qui non... qui forse sì, avrei dovuto utilizzare il turbo. Qui là c'è qualcosa. E dentro. Aiuto. Ah. L'ultimo, Waddle Dee. Eccoci. Ti salveremo. E... vai. No. 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 Ho sbagliato. Ah, ma li posso far fuori? No, ma allora. Non avevo capito. Noce di cocco. 3 su 3. Bene. E mo? Qua. No. Qua. Fine. Uno non l'abbiamo fatto. Vediamo qual era. Completa l'insegna sul tetto. Ci penseremo dopo. In live. E... avanti! Isole calcestruzzo? Livelli nuovi sbloccati. Eccone uno. Due. E intanto andiamo qua. Sembra bella grande questa zona. L'ho buttata in acqua. La palla. Saluta tre rondini di mare. Ah. L'abbiamo salutata. Ok. Perché lì c'è una rupia, tipo. Zitto. Ah, ok. Bisogna prendere... tutto. Le monete stella mi servono, scusate, ma... aia. E chi lo sapeva? Oops. Dove vai? Mi hanno fatto un bel po' di danno. Aiuto. Ah, se la colpisci non scoppia. Stank, stank, stank. Sì. Oh. Waddle Dee. 4 qua ne abbiamo. Noci di cocco. Vediamo se anche qui sono un obiettivo. No, infatti mi sembrava strano. Aia. Ora, nei primi episodi... anzi, vabbè, nel primo più che altro. Anche nel secondo. Abbiamo fatto sempre 3 livelli. Ma non è obbligatorio, eh. Oggi possiamo anche farne 2.
tranquillamente. Arrivo dall'alto. Trivella! Guarda! Un nuovo power up! Allora, cosa fa? Ok, a parte questo. Ah, possiamo proprio andare sotto. Max Bunny, praticamente. E poi possiamo anche colpire comunque i nemici. Così. Va bene. Lo proveremo. Siamo anche molto lontani. Allora, devo tenere premuto. E boom. Di qua. Mulinello sospetto. No? Non c'è niente. Ok. No. Ups. Aspetta. L'ho perso o comunque l'ha rotto? L'ho perso. Vabbè che tanto qui abbiamo detto che non dovrebbero essere gli obiettivi le noci, quindi... Sì. In acqua fa così, ovviamente, perché non può andare sott'acqua. Saluta... Ah, già, è vero, le rondini. L'ho fatto per caso. Saliamo. Bocomorfosi, eh? Un attimo, perché abbiamo ancora diverse cose da fare, mi sa. Qua? Niente. Ah, perfetto. Una volta che t'ha preso, non ti molla più. Di là si va avanti. E... Vai. Non è che quelle palline servivano a qualcosa. Buh, mi sembrano alquanto sospette, però ovviamente non significa nulla questo. Conferma, è bella grande la zona. Se faccio così arrivo prima. Gabbiano. Rondini di mare. Gabbiano. Ok. Non è finita. Perché Waddle non ne ho saltati, mi dice. E siamo a due. Che bisogna stare attenti.
Che succede? Tieni. L'ho fatto bene o c'era qualcos'altro sotto? Bucomorfosi. Cosa ci faremo mai con questo tubo? Ah, salto, ok. Ops. Spiaccicati. No, ne ho dimenticato uno. Di quei rombi. Quelli. Aiuto. Dovrebbe essere più indietro. In teoria, perché mi ha dato l'ultimo. Cavolo, non l'avevo visto. Sto tipo lasciando questo mondo. Allora, boh, non lo so. Ah, era qui. Ma no, ma non ci credo, non me l'ha preso. Come è possibile? Perché ho saltato, forse. Allora, andiamo bucomorfosi. Vediamo se riesco ad arrivare alla fine senza perdere la vita. Voi siete spacciati. Anch'io. Oh signore. Ho schiacciato comunque. Non lo volevo dire, ma... Via. Ne abbiamo mancato uno. Non so perché avevo questa sensazione. E forse so anche dove. Però andiamo avanti. Qui direi di stare giù. Non so se dopo un po' sbuca... infatti, dopo un po' sbuca fuori per forza. Non rimane all'infinito. Vita! Che bella visione. Già persa un po' di nuovo. Eccoci! Di sotterra. Yuppie. Allora. Raggiungi l'isola del tesoro. Era da qualche parte, di sicuro nell'acqua, perché come avete visto gli spazi erano molto ampi. Non li ho visitati tutti. Bene. No, ma mi piace l'idea di dover rifare i livelli. Altro che... Sì, il gioco è anche più longevo. E faremo tutto poi in live. Allora. Ci possiamo fermare qua? Ci possiamo fermare qua. Anche episodi da una ventina di minuti, secondo me, vanno più che bene. Do giusto un'occhiata. Ecco, questi qui. Se ce n'è qualcuno da sbloccare. Eccolo. Sembra che abbiamo finito questo nuovo edificio in città. Oh, allora ci andiamo. Intanto sblocchiamo. Ci andremo, ci andremo. Un'altra. Facciamo un giro perlustrativo, già che ci siamo. Ho sbloccati tutti? Penso di sì. Direi di sì. Ok. Allora, vediamo quanti livelli ci sono. 1, 2, 3, 4 e 5. Sono 5 livelli. Va bene, nel prossimo vedremo se fare tutti gli ultimi 3. Questo, questo e il boss. Oppure solo 2, insomma vedremo. No, beh, solo 2 in realtà no, non mi torna molto, perché poi rimane il boss da solo. Solo soletto. Allora, città di Waddle Dee. Se pigiamo B ci torniamo subito, senza bisogno di tornare là all'inizio. Oppure anche dal menu, dalla selezione dei livelli. Andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato di nuovo. Ed è... questo. I 50 Waddle Dee che hai salvato hanno collaborato per riaprire il servizio di consegne di Waddle Dee. Inserisci codici. Codici! Ce l'ho nel menu della Switch. Adesso ci guardo subito. Casa di Kirby. Goditela quando hai bisogno di un riposino. Wow. Due cose nuove. Andiamo prima qui.
alla fine l'episodio viene 30. Vabbè, però per completezza ci sta vedere tutto. Sfoglia libro. Ah, le avventure precedenti. Kirby Star Allies. Alice. Pronuncia ok. Kirby Fighters. Super Kirby Clash. Poi qua abbiamo tutte le mini avventure. Contenuto sponsorizzato. Dormi. O recupera la vita. O recupera la vita. Bene. Andiamo. Sì, un po' inutile. Beh, in realtà, visto che adesso non c'è più quello che abbiamo preso l'altra volta per recuperare vita, in quel caso lì ci è utile. Allora, vediamo. Benvenuto al servizio consegno di Waddle Dee. Consegniamo pacchetti regalo direttamente a casa tua. Inserisci qui un codice regalo e ti porteremo il regalo corrispondente davanti a casa. A proposito di codici, ci sono alcuni codici regalo nascosti in giro per la città. Dovresti cercarli. E quindi i codici regalo vengono condivisi tramite annunci online, quindi conviene attivare la funzione online. L'ho attivata, ce lo chiedo all'inizio del gioco. Vuoi vedere come funziona, vero? Ora nascondo codice regalo sul muro della casa di fronte a noi. Vai a ispezionare il muro e cerca di trovarlo. Qualsiasi codice regalo che trovi in città può essere utilizzato senza doversi collegare online. È molto utile, non trovi? Ah, che sbadato. Prima avrei dovuto chiederti se hai già un codice regalo da usare. In realtà sì. Ok, inserisci pure il tuo codice. Vado a recuperarlo dallo screen che ho fatto nella Switch. Clear Demo è il primo. Credo che sia per tutti uguale, quindi se lo volete utilizzare anche voi non avete giocato la demo, prendetelo pure da me. Bene, il codice è stato accettato. Il tuo pacchetto regalo è già in viaggio. Guarda davanti a casa tua. Bene. Ne abbiamo un altro però. Posso già richiederne un prossimo? Prima devo andare a prendere quello. Andiamolo a prendere. Vediamo cos'è. Pacchetto regalo corrispondente, codice regalo Clear Demo. Hai ricevuto 300 monete stella. Ok, ottimo. Ci faranno comodo. Secondo codice. New Adventure è il secondo. Codice accettato. E andiamo a ritirare il nostro regalino. Cosa sarà? Altre stelle, altre monete stelle? Vediamo. Poi abbiamo anche un codice da scovare, ha detto sul muro. Apri. New Adventure, eccolo. Ah, 300 monete stelle e una pietra rara. Beh, questo è più goloso. New Adventure credo se completavi la demo. Per bene. Se la completavi? Sì, penso se la completavi. Ok. E adesso per trovare... C'è scritto qualcosa sul muro, dunque, first password, che sia un codice regalo segreto? Ah, perfetto. L'ha fatto. First password. Vai. Ecco qua. Cosa sarà mai? Beh, io direi che il più delle volte saranno o monete stella o comunque le stelle per potenziare. Monete stella. 100. Vabbè, ci sta. Questo era il primo. Ok. Bene. Direi che anche per questo episodio è tutto. Ci rivediamo più tardi alle 14. Mi raccomando, siateci qua su YouTube per completare un po' tutto quello che abbiamo visto e non solo, perché intanto io registrerò un altro episodio, quindi ci saranno cose nuove sbloccate. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutte le incontri tra cui messaggi le trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!